Bene, buonasera a tutti, mi sentite bene? Scusate il ritardo, ma c'è stato un piccolo inconveniente tecnico, poi capirete il motivo di questo. È uno Zoom collegamento un po' particolare questo, perché sono stati fatti dei filmati che poi vedrete intervallati a quello che dirò io. Allora, questo è un consiglio d'amministrazione allargato ad alcuni amici, per cui i partecipanti sono più numerosi rispetto ai consiglieri ammessi in base all'articolo del codice civile. Abbiamo voluto fare questo per questa pandemia, ci sono dei cambiamenti in atto, cambiamenti a molti livelli, anche al nostro livello, adesso spiegherò i motivi. E stiamo vivendo un periodo un po' complicato, la mancanza anche di vedersi, di potersi confrontare, di poterci così, di poter dialogare. Sono cambiati un po' anche gli scenari, no? Abbiamo visto in Regione Lombardia che c'è stato un po' un terremoto anche a livello, lo chiamo terremoto perché anche se c'è stata una sola sostituzione dell'assessore al welfare, ha comunque creato delle turbative. E anche noi ci dobbiamo adeguare ai cambiamenti, essere al passo col tempo, perché comunque per noi Regione Lombardia significa il nostro patrimonio sanitario, per cui anche noi faremo qualche variazione, per cui confrontandomi con i più autorevoli, i più anziani, diciamo così, consiglieri, e visto che ogni anno ci sono dei cambiamenti, abbiamo deciso che probabilmente con l'approvazione del prossimo bilancio, per cui di questo, di cui darò solo alcuni numeri di carattere generale, cambieremo anche noi la governance, faremo un rimpasto come ha fatto anche la Regione Lombardia e lo stesso governo. Questo per una miglior continuità, diciamo così, da parte dell'associazione, per essere più rispondenti a quello che ci chiede la nostra mission. In prospettiva ci saranno dei cambiamenti che oggi non è il momento né la sede di dibattere. Voglio dare alcuni numeri di macro. Noi siamo sempre in crescita, per fortuna. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi lo scorso anno di, dico numeri per difetto e non per eccesso, sono leggermente inferiori ai reali numeri. Abbiamo raggiunto contattato circa 40.000 pazienti. Ripeto il numero perché magari può sembrare tanto, ma è questo il numero, 40.000. Abbiamo effettuato, come negli anni scorsi, questa è la media che ci contraddistingue, circa 80.000 prestazioni gratuite, passando per cui da 35 a 70.000, 40 a 80.000. Ecco, l'obiettivo è quello di arrivare ai 50.000 l'anno prossimo con 100.000 prestazioni. Questo significa doverci un po' riorganizzare, anche in un momento così difficile. Punti di forza della Canco Primo Aiuto sono soprattutto l'organizzazione e la rete che abbiamo. Ad oggi possiamo contare 61 automezzi, tutti voi sono imprenditori o quasi tutti possono capire cosa vuol dire muovere 61 automezzi al giorno che portano pazienti, familiari agli ospedali, ai pronto soccorso e quant'altro. Abbiamo una grossa sinergia con la Croce Rossa che stiamo ulteriormente potenziando. Vedrete poi alla fine del mio intervento un accordo che è proprio di questi giorni, che ho anche mandato in rete con WhatsApp. Siamo arrivati a traguardare le 16.000 parrucche da quando abbiamo iniziato, oltretutto sulla Liguria, e vedo che è collegata con noi l'ex assessore Piani, della Regione Lombardia, si sta occupando
di sviluppare meglio questo servizio, che ci preme portarlo avanti anche in questa regione. Dovremo anche a questo proposito fare delle modifiche statutarie, perché ci stiamo allargando anche su altri territori che vanno al di là della Lombardia. Devo dire che il numero dei medici oggi che fa parte della squadra, per cui compresi gli psicologi che sono operativi per cancro primo aiuto, in parte pagati, in parte volontari, ma comunque che operano quotidianamente per la nostra missione, hanno superato le 60 unità. Ecco, questo è il nostro presidente, dottor Cremascoli, è rimasto abbastanza colpito da questo numero, perché sa cosa vuol dire gestire 60 medici. Non è cosa semplice, ma con la nostra segreteria, con anche la costituzione del poliambulatorio di medica etica, stiamo crescendo anche da questo punto di vista, per cui possiamo essere soddisfatti che più medici ci avvicinano, a volte anche perché vogliono darci un contributo, e questo è bello, perché significa che le cose le facciamo vedere, ci conoscono, e molti vengono a livello gratuito a fare questo. Voglio spezzare una lancia sul nostro poliambulatorio, che ormai poi ci sarà un contributo da parte del direttore sanitario che abbiamo, il dottor Villa. Utilizzatelo, perché abbiamo medici di livello, da un punto di vista anche di sicurezza è sicuramente meglio di tanti poliambulatori che ci sono in giro. Io ne ho visitato qualcuno in questi giorni, devo dire che ho visto una netta differenza, per cui approfittate di queste professionalità che possono essere messe a disposizione. Mi piacerebbe quest'anno, nonostante la pandemia, anche proporre e proporremo degli screening, perché bisogna anche controllarsi, non pensare sempre che si ammalino gli altri, che sono importanti. E sulla parte sanitaria lascio l'ultimo intervento, che quello forse interessa a tutti ed è il più importante, il più attuale, al nostro presidente del Comitato Tecnico Scientifico, che ci ha raggiunto da poco, il dottor Epis, che vi darà alcune dritte sui vaccini e sullo stato dell'arte della pandemia del Covid, che io ho già visto, ma che credo sicuramente interesseranno tutti. Cambieremo anche, come dicevo prima, ci saranno alcune modifiche anche sul comitato onorifico, perché giustamente ci dobbiamo adeguare ai tempi, ai cambiamenti che anche in altre sedi istituzionali vengono attuate. Sono moderatamente preoccupato per il 2021 nella raccolta fondi, perché ovviamente su dati anche che provengono da altre realtà anche più grosse di noi è previsto un decremento sull'anno in corso. Per l'anno in corso non mi riferisco a questo, ma al bilancio 2020, di un 25% meno, perché molte aziende hanno difficoltà, avranno difficoltà anche a dare contributi, e questo ce lo dobbiamo aspettare. Noi ci siamo già un pochino preparati a questa difficoltà, e penso che dovremmo riuscire ad affrontarla tutti insieme con una certa consapevolezza che la nostra è un po' una mission importante, che va al di là di quelle che sono, come si suol dire, le spese che uno fa normalmente per altre realtà, perché quello che noi spendiamo è, diciamo così, a favore degli ammalati. Come dicevo poc'anzi, il risultato è stato eccezionale. Siamo riusciti, a prescindere, e non lo sommo a questo dato, l'anno scorso a raccogliere fondi per il Covid, per cui mascherine, macchinari e quant'altro,
come ricorderete nell'ultima riunione che abbiamo fatto il 17 di dicembre, questo è un importo di circa oltre 1 milione di euro. La nostra, diciamo, la sommatoria tra Canco Primo Aiuto oltre CPA, che tutti ben sapete cos'è, quest'anno abbiamo raccolto quasi 1.700.000 euro. È una cifra, direi, notevole, la più alta di sempre, e che ci ha consentito di fare tante cose che sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo cercando anche di trasmetterle con più frequenza, con la difficoltà di non vederci. Io stesso faccio tanti WhatsApp, anche se non sono molto tecnologico, perché cerco di farci sentire vicini. Questa è un po' la nostra voglia di stare vicini, nonostante siamo non sempre vicini, e speriamo nel mese di maggio di poter fare il consiglio, come dire, di persone, di presenza qui a Villa Walter Fontana. Vorrei ricordare, tra le altre cose che abbiamo fatto quest'anno, l'anno scorso, un riconoscimento inaspettato, che è stato appunto questa conferenza stampa che si è svolta al Senato, e qui cederei, se è possibile, il contributo di questa iniziativa. Grazie, buongiorno a tutti. È un onore e un grosso piacere per me rappresentare in questo palazzo così prestigioso Canco Primo Aiuto, la nostra Onlus, nata più di 25 anni fa. Comunque abbiamo festeggiato l'anno scorso il 25esimo anno della Onlus, che era stata fondata e voluta in ricordo del senatore Walter Fontana, per cui siamo anche in un palazzo dove il senatore ha frequentato gli ultimi giorni della sua vita. Una Onlus che ha il suo motto, come lei ha già detto: siamo solo uomini che aiutano altri uomini. In effetti era nata e sorta per l'esigenza, con missione, di aiutare le persone colpite da questo terribile male, il famoso cancro. Di fronte al tsunami che si è abbattuto in questa pandemia, Canco Primo Aiuto non poteva stare al di fuori. Il nostro amministratore delegato, Flavio Ferrari, che è un po' l'anima, il corpo, la mente dinamica e propulsiva dell'associazione, si è subito dato da fare per fare qualsiasi cosa era possibile fare. In che modo? Perché l'importante è fare la nostra missione. Cosa serviva in quel momento lì? Servivano mascherine, cappellini. Dalla Cina siamo riusciti a far arrivare 3 aerei pieni di tutto questo materiale. Abbiamo acquistato macchine, abbiamo regalato macchine alle varie Croce Rosse italiane per poter fare i servizi a domicilio di farmaci o addirittura di cibi. Le nostre, come ha già ricordato la senatrice, le nostre psicologhe hanno continuato a sviluppare il loro lavoro, che già facevano con tutti i malati oncologici, i malati e i parenti. Qui hanno continuato a fare la stessa cosa con i pazienti, quelli che ovviamente potevano ancora capire qualche cosa, ma soprattutto con i parenti che non avevano più contatto con i loro poveri parenti, pazienti ricoverati. Accennato anche all'Avionord. Avionord è una società aerea molto vicina ovviamente all'associazione. Siamo stati coinvolti soprattutto nella fase di rientro dei pazienti. I pazienti che sono stati, visto che le terapie intensive della Lombardia erano strapiene, sono stati trasferiti con mezzi militari in Sicilia, nelle Puglie, ma soprattutto in Germania.
Beh, noi nel momento della guarigione, quando sono diventati negativi, siamo andati a prenderli. Siamo andati a prenderli, è stato un lavoro abbastanza impegnativo, massacrante, perché ce n'erano due, tre nei diversi ospedali, specialmente in Germania. Siamo andati a prenderli per portarli a casa. Vi posso dire che il 50% erano barellati, non riuscivano più neanche a camminare. È stata un'opera molto impegnativa. Sul libro è rappresentato tutto, i nostri piloti si sono sacrificati moltissimo, viaggiavano anche loro tutti bardati e c'era tutto un problema sia di vestizione ma soprattutto di svestizione quando rientravano dalle missioni. Questo è quello che Cancro Primo Aiuto ha potuto fare e l'ha fatto con gioia immensa per poter fare qualche cosa. Ricordiamoci il nostro motto, siamo solo uomini che aiutiamo altri uomini che hanno bisogno. Questo era un contributo, no, che abbiamo voluto far vedere. Ovviamente il filmato è molto più lungo, molto più articolato, ma è stata la prima volta che siamo stati invitati in una sede così prestigiosa, segno anche di un riconoscimento, per certi versi inaspettato, che ci è stato attribuito potendoci presentare al Senato a Roma. Passerei a un altro contributo che voglio comunque farvi vedere, che riguarda soprattutto tutta la parte sportiva, che è un po' l'anima di quello che tiene in piedi per certi versi attraverso questi loghi, sponsor, aziende, la Cancro Primo Aiuto in maniera preponderante. E vorrei il contributo che possiamo vedere del nostro team manager Omar Galli. Ciao Flavio, buonasera a tutti anche da parte mia. Come sapete, Cancro Primo Aiuto riesce a portare avanti tante iniziative anche grazie alle attività sportive, che hanno un doppio compito: da un lato quello di far conoscere Cancro Primo Aiuto sul territorio, dall'altro quello di raccogliere i fondi necessari per realizzare i progetti in campo sanitario. A questo proposito è stata creata l'associazione Oltre CPA, che è il braccio operativo di Cancro Primo Aiuto in ambito sportivo. A guidare Oltre CPA e il team manager Omar Galli, che si occupa in particolare dell'organizzazione delle tante gare sciistiche targate Cancro Primo Aiuto. Ciao Omar, ben trovato. Ciao, buonasera. Sì, in una stagione particolarmente difficile siamo riusciti comunque a creare un ottimo contesto sportivo, siamo riusciti a creare, diciamo, una ottima sinergia con la Federazione Italiana Sport Invernale in particolare. Siamo ancora a metà stagione, pur essendo molto caldo qua da noi, ma in montagna siamo ancora operativi per un altro mesetto buono, fino a fine marzo. Una mini sintesi di metà stagione ci fa dire che abbiamo contattato per le nostre gare all'incirca 3.000 atleti provenienti da oltre 25 nazioni. In questa stagione particolarmente difficile, dove i protocolli Covid l'hanno fatta da padrone sia in termini di ingaggio con gli atleti, di controllo degli afflussi, controllo dei tamponi che i ragazzi devono presentare, ci ha permesso di creare comunque un piccolo indotto per la montagna, che di fatto fino ad oggi non ha ricevuto grossi supporti. Abbiamo iniziato il 23 di novembre con le prime gare a Santa Caterina, abbiamo avuto la fortuna di recuperare la Coppa del Mondo maschile a Santa Caterina, Coppa Europa a metà dicembre, sempre maschile, Coppa del Mondo di Bormio. Poi ci siamo spostati a Clusone per gli italiani sprint di fondo e poi siamo tornati in Valtellina con le gare del Gran Premio Italia, Coppa Europa femminile a Santa Caterina. Proseguiamo in questi giorni con Coppa Europa a Livigno e andremo avanti con campionati italiani assoluti, campionati italiani giovani, campionati regionali ragazzi. Per cui in una stagione particolarmente difficile anche il segnale, oltre di, diciamo, assistenza sanitaria come sappiamo fa Cancro Primo Aiuto, anche una sorta di segnale di speranza per tutto il mondo della montagna, che in qualche maniera è rimasto se non altro attivo per il pezzetto della parte agonistica. Il finale di stagione appunto ci vedrà ancora impegnati con numerose gare e al termine di tutto riusciremo a fare un buon riepilogo di quante persone abbiamo coinvolto, qual è stato l'indotto generato
e soprattutto quanta è stata la visibilità che si è riusciti a dare a tutte le iniziative di Canco Primo Aiuto. Tra l'altro, Omar, so che avete dei testimonial davvero importanti. Sì, siamo stati fortunati, abbiamo portato fortuna anche ai nostri testimonial. In primis Chicco Pellegrino, che ieri ha vinto la Coppa del Mondo in specialità sprint nel sci nordico, che era presente anche con i nostri italiani assoluti a Clusone, non erano andati a fare una gara di Coppa del Mondo in Finlandia apposta per essere con noi, e anche Marta Bassino deve ancora concludere la stagione, che finirà il 21 di marzo a Lenzeride. Ha buone e buonissime possibilità di portare a casa la Coppa del Mondo di gigante, speriamo di poterla festeggiare poi gli assoluti che organizzeremo assieme a Livigno il 23 marzo sulle nevi di casa, per cui se riuscissimo a chiudere con i due testimonial al top delle classifiche mondiali sarebbe un ulteriore passo di certificazione del nostro operato. Omar, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Ecco. Credo che l'Omar sia stato abbastanza esaustivo, una stagione invernale complicata, complessa, non è finita, e poi lui è abituato, abita a Livigno, non so se i gradi quanti siano oggi, ma sicuramente andrà molto sotto zero anche stanotte, per cui andremo avanti a fare tutte queste gare. C'è da dire che novità per l'anno prossimo: ripeteremo la Coppa Italia per quanto riguarda lo sci alpino, con il marchio dell'Orto, che quest'anno ha coperto interamente questa iniziativa. Sono più di 80 gare, poi consultiveremo, come ha detto bene Omar, tutte le gare fatte, gli atleti, le aziende, cioè le aziende, le nazioni che hanno partecipato e parteciperanno. E per quanto riguarda invece lo sci nordico, l'anno prossimo ci sarà SACMA Group, che farà la stessa cosa per quanto riguarda il fondo, per cui faremo un po' da padrone su tutto l'arco alpino e su tutte le gare di un certo livello. Oltretutto tutte gare, e questo lo voglio sottolineare perché è stata una scelta fatta a suo tempo, una giusta intuizione del nostro Omar Galli, perché tutte le gare sono state effettuate nonostante anche ci fossero le zone rosse, in virtù del fatto che queste gare sono comunque tutte di interesse nazionale, e questo ha consentito anche agli atleti di potersi allenare, di non fermarsi, e noi abbiamo potuto dare evidenza e visibilità a tutti questi nostri sponsor. A tale proposito, volevo anche, se la regia mi manda, non c'è ancora il bozzetto, mi fanno segno di no, non è ancora pronto stanno caricando alcune cose, alcuni filmati che abbiamo girato prima, che è stato un po' difficoltoso. Io intanto vado avanti a dire alcune cose che avrei detto più avanti. A breve avremo una cerimonia di consegna di una macchina. Per le iniziative sportive c'è ancora il circuito di golf, in cui ci saranno i due circuiti, il Charity Golf della Lombarda Motori e il quinto challenge di Auto Avanti, che ha una grossa ricaduta, è quella attività che ci consente, dopo la parte invernale, di continuare abbinare la nostra solidarietà allo sport, nella fattispecie a questa attività, che è il quinto anno che viene, ripetuta, e oltretutto verrà ampliata, perché andremo anche su
su un territorio come quello della regione Emilia-Romagna per fare alcune gare. Adesso forse è pronto il filmato. Se d'inverno le attività sportive di Cancro Primo Aiuto sono dedicate in particolar modo allo sci, d'estate e in primavera si punta soprattutto sul golf. Da alcuni anni viene organizzato un circuito dell'associazione, l'anno scorso se ne è aggiunto un altro e nel 2021 sarà previsto un numero ancora maggiore di gare. Dell'aspetto organizzativo ce ne parla Michele Ciceri, ben trovato. Grazie. È esattamente così, insomma, con Cancro Primo Aiuto quello che abbiamo capito è che il golf è uno sport molto praticato a livello amatoriale, come testimoniano le numerose strutture sportive del territorio, in particolare le strutture di Lombardia che noi abbiamo iniziato a frequentare. Oltre ad essere molto praticato, il golf offre anche un contesto particolarmente favorevole ad iniziative modello terzo settore di tipo benefico che portano tutti gli attori coinvolti a vincere in qualche modo. Da una parte chi gioca a golf, dall'altra le strutture e dall'altra ancora gli sponsor. Sulla scia di questo, sì, anche quest'anno 2021 porteremo avanti le nostre iniziative di golf, che sono due, come giustamente detto. Il Cancro Primo Aiuto Golf Challenge, che arriva alla quinta edizione quest'anno e che è fatto di 17 gare quest'anno, rispetto all'anno scorso se ne aggiunge una. E l'altra iniziativa invece è il Charity Torneo Golf, che a sua volta quest'anno acquista un numero maggiore di gare, passando da 4 a 6. Obiettivo in entrambi i casi, anche se si tratta di due manifestazioni un po' diverse dal punto di vista organizzativo, per il semplice motivo che nel caso del challenge si gioca di domenica, nell'altra occasione le gare sono infrasettimanali, ma obiettivo comune è quello di arrivare a raggiungere l'obiettivo di solidarietà, valorizzando le strutture sportive, quindi in questo caso i circoli di golf, e coinvolgendo il maggior numero possibile di giocatori, di persone, di famiglie, creando anche un contesto molto favorevole. Detto tutto questo, la nostra, oltre ad essere un progetto benefico, è fatto anche di belle gare di golf. Michele, le manifestazioni che sono sostenute dagli sponsor del network Cancro Primo Aiuto. Certamente sì, diciamo che gli sponsor hanno un ruolo fondamentale in queste iniziative, perché è grazie a loro che si riesce a raggiungere l'obiettivo di solidarietà. In particolare gli sponsor che sosterranno le iniziative quest'anno sono l'azienda DAI, Distribuzione Automatica Italiana, che sarà il main sponsor della quinta edizione del Cancro Primo Aiuto Golf Challenge, insieme ad Autovanti con il brand BMW. A loro si affiancheranno poi una serie di sponsor di tappa che saranno con noi appunto per valorizzare ogni singolo evento del circuito. Diversamente l'altra iniziativa, il Charity Torneo Golf Brianzolo, seconda edizione quest'anno, sarà sostenuto come l'anno scorso da Barda Motori con il brand Audi in questo caso. È una cosa particolare, se vogliamo, sicuramente simpatica, che ecco, le due iniziative Sfondo Golf di Cancro Primo Aiuto siano sostenute in modo importante entrambe da due sponsor del settore automotive, con due brand diversi in concorrenza fra loro, ma poco importa, insomma, questo ai fini della realizzazione del progetto e della solidarietà è comunque un fatto positivo. Ecco, a proposito del circuito di golf, volevo sottolineare che stiamo organizzandoci perché a ogni tappa ci sia comunque una ricaduta benefica concreta, come siamo abituati a fare noi, per cui per ospedali, Croce Rosse, piuttosto che verranno poi consegnate delle autovetture, abbiamo a disposizione dei cardiografi, ne abbiamo addirittura già 5 in casa, avremo degli ecografi che attualmente stanno girando su Milano, ci verranno resi perché hanno fatto il loro servizio per il Covid, una volta, diciamo così, ricontrollati e risistemati, per cui con anche quell'obiettivo che ho detto all'inizio, se riusciremo a raggiungerlo, come mi auguro, di arrivare a fine anno, anche grazie a queste
a queste gare di golf a raggiungere le famose, i famosi 70 automezzi che girano per trasportare gli ammalati. Oltretutto in quest'ottica devo dire che con le vaccinazioni abbiamo già avuto diverse richieste di aiuto e di trasporto alle quali abbiamo già risposto, e l'ho già detto all'inizio, e stiamo facendo dei trasporti mirati per persone over 80 che hanno difficoltà a raggiungere il posto di vaccinazione. La cosa abbastanza così curiosa è che le maggiori richieste arrivano dalla Valtellina e dall'Alto Lario. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito, anche perché probabilmente su Milano le organizzazioni sono tante, mentre invece in Valtellina c'è la Croce Rossa e poco più, per cui le richieste di questi trasporti, a quali ovviamente risponderemo, la stessa Croce Rossa di Sondrio ha fatto un'intervista alla Presidente, dopo verrà mandata in onda, la vedrete, è stata mandata già in onda ieri sera da Teleunica, diciamo così, un bisogno al quale noi non possiamo certo sottrarci a questa richiesta. A questo punto abbiamo voluto anche controllare, valutare un po' quali sono i dati della comunicazione. Noi facciamo tanti comunicati, tante pagine sui giornali, tanti annunci, tanti contatti sui social, eccetera, e a questo proposito ho chiesto al nostro responsabile della comunicazione, Giuseppe Pozzi, di darci qualche contributo in merito a questa comunicazione che facciamo, anche per capire come noi comunichiamo e quant'è il volume e la quantità di comunicati e di stampa che parla di noi e ci fa conoscere sui vari territori. Anche nel 2020 le iniziative di comunicazione portate avanti da Cancro Primo Aiuto sono state tantissime. Chiediamo a Giuseppe Pozzi, il responsabile della comunicazione di CPA, di darci qualche cifra. Ciao Giuseppe. Sì, devo darvi qualche numero, qualche come solitamente numero facciamo tutti gli anni in merito alla comunicazione. Io farei partire direttamente alle 6 slide che abbiamo preparato e che riassumono quanto è stato fatto. Nella prima slide, come vedete, raccontiamo quanti comunicati abbiamo emanato come Cancro Primo Aiuto, sono ben 85 durante il corso del 2020, che hanno avuto un rilancio praticamente su tutti i mezzi di comunicazione, di network, ma non solo, perché sono finiti su tantissimi giornali e siti online. Come vedete infatti dalla seconda slide, che presenta i dati sulla rassegna stampa, sono stati rilanciati ben 1296 articoli su su testate cartacee o testate online. La Marisa, che si è dovuta sobbarcare all'incarico di stampare tutti questi pubblicazioni, ha dovuto sudarseli. Passiamo alla terza slide, che presenta invece i servizi televisivi. Sono stati realizzati diversi storyboard, puntate di Cancro Point. In totale, tra servizi diretti e andati sui telegiornali, abbiamo realizzato 65 produzioni televisive e su YouTube sono stati caricati 51 video diversamente visti. La parte social, abbiamo, come sapete, la pagina Facebook è molto seguita, con oltre 11.000 follower. Sono stati creati durante l'anno 281 post, il che vuol dire praticamente circa 23 post per ogni mese, e sono stati proposti e seguiti 26 eventi. Abbiamo poi curato la redazione di un libro molto particolare, che ha avuto anche il privilegio di essere poi presentato anche al Senato poco tempo fa. Come avete visto in precedenza, Flavio vi ha presentato l'intervento del nostro Presidente proprio in occasione della presentazione al Senato. Il libro è Emergenza Covid, mi guarda Case History, e come ufficio comunicazione ci siamo occupati di curare il capitolo dedicato alle attività di Cancro Primo Aiuto durante
il periodo pandemico, il primo periodo pandemico, poi abbiamo curato l'introduzione e abbiamo dato una mano anche a curare il capitolo dedicato ad Avio Nord. Giuseppe, un'altra iniziativa che è un po' un mix tra un'impresa sportiva e un pellegrinaggio è Santiago in Rosa. Si va un po' in giro per l'Italia, un po' in giro per l'Europa, per quest'anno è pronta una novità speciale. Di cosa si tratta? Sì, quest'anno ci hanno riservato un posto particolare per Santiago in Rosa. Siamo andati un po' in tutta Europa, abbiamo girato praticamente quasi tutta Italia. Quest'anno ci è stata offerta la possibilità di utilizzare per una notte l'autodromo di Monza. Non so dirvi in questo momento come struttureremo la cosa, ma senz'altro per 12 ore avremo a disposizione l'autodromo nella notte tra il 9 e il 10 di ottobre e lì ci inventeremo qualche iniziativa per poter raccogliere, come sempre, dei fondi da utilizzare poi per Cancro Primo Aiuto per le iniziative rivolte ai nostri malati. Giuseppe, grazie, buon lavoro anche a te. Ecco, bene, avete visto il contributo di Giuseppe per quanto riguarda Santiago in Rosa, per cui l'iniziativa dell'autodromo. Devo dire che l'autodromo di Monza ormai è completamente gestito da ACI Roma, dipende da Roma a tutti gli effetti, e abbiamo avuto una buona disponibilità da parte loro. È intervenuto per questo anche il Comune, per cui ci hanno dato questa possibilità di andare a fare questa iniziativa, che peraltro è stata fatta negli anni scorsi a livello agonistico, non verrà ripetuta quest'anno perché il programma motoristico dell'autodromo è totalmente pieno e in via del tutto eccezionale ci è stata consentita questa pedalata che adesso noi dovremo poi trasformare in un progetto. Abbiamo contattato il Monza Marathon Team, questi triatleti sono già abituati ad andare in bicicletta e cercheremo probabilmente di farlo con un'associazione sportiva che già gravita sul territorio per ovvi motivi di trasferte, di minori costi e quant'altro. In questa iniziativa, ovviamente come negli anni precedenti, si potranno sponsorizzare le biciclette, avremo anche la televisione, sarà una cosa abbastanza anomala vedere i ciclisti che pedalano di notte nell'autodromo, tra l'altro l'autodromo è anche privo di illuminazione, per cui sarà anche un problema da risolvere. Poi 12 ore, insomma, pedalare sull'autodromo non è così semplice. Lo sa bene Luciano Caspani, che vedo che è collegato, che si intende di ciclismo. Non so, pensavo tu potessi fare la pripista, visto che hai anche una squadra, mi pare, di ragazzini che fanno, o che sostieni una squadra di ragazzini che fanno del ciclismo il loro sport. Per cui entriamo anche in una realtà nuova, un po' nuova, perché sarà comunque rispetto agli anni scorsi una cosa, diciamo, competitiva, in un contesto che ci consente di fare questa iniziativa a prescindere dal Covid. Era quasi impossibile organizzare un viaggio all'estero piuttosto che tappe che escano dalle regioni, eccetera. Non dobbiamo sbagliare, per cui credo che anche questa scelta suggerita da alcuni amici, insomma, abbia riscontrato anche da parte delle forze dell'ordine, ho parlato per questo, ho dovuto chiedere il permesso anche al prefetto e al questore, è stata una buona cosa perché alla fine riusciremo sicuramente a farla e la faremo, sono sicuro, bene. A questo proposito ci sarebbe anche da parlare di un progetto, non so se è pronto il filmato, di una consegna di un macchinario per quanto riguarda, ed è il primo importante che facciamo nel 2021, alla AST Brianza. Ecco, vorrei che partisse il filmato e che faccia capire che cosa stiamo in procinto di donare.
Uno dei progetti che caratterizzerà l'attività di Cancro Primo Aiuto per il 2021 è l'acquisto di un videodermatoscopio per l'ospedale San Gerardo di Monza. Sarà una macchina, l'unica macchina digitale computerizzata presente negli ospedali pubblici della Brianza per la mappatura dei NEI. Ce ne spiega le funzioni e anche il suo utilizzo il dottor Ezio Casiraghi, dermatologo presso il Poliambulatorio Medica Etica di Seregno. Bentrovato. Buonasera, sono il dottor Ezio Casiraghi, specialista in dermatologia e ho avuto anche l'onore di essere socio fondatore della Cancro Primo Aiuto. A differenza di altri organi interni, la pelle si mostra e mostra anche le sue malattie attraverso quelle che il dermatologo classifica come lesioni elementari, eritemi, macchie, papule e altre ancora. Lo strumento diagnostico dello specialista in dermatologia è quindi da sempre l'osservazione diretta della pelle utilizzando una buona illuminazione. Da alcuni decenni si utilizza anche il dermatoscopio, che è un piccolo strumento dotato di una lente che permette di osservare a luce incidente dettagli non visibili a occhio nudo, ma molto utili al riconoscimento precoce delle neoformazioni tumorali della pelle. Con la digitalizzazione questa metodica si è enormemente evoluta fino ad arrivare ad apparecchiature molto costose e sofisticate che consentono la mappatura fotografica dell'intera superficie corporea e l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione che possono anche essere archiviate per monitorare eventuali successive evoluzioni. L'uso di tali strumenti è particolarmente necessario nei pazienti ad alto rischio di sviluppare tumori della pelle, specie melanomi, e viene quindi utilizzata per il controllo periodico dei nevi nei soggetti che hanno una familiarità per melanoma maligno o che sono portatori di nevi multipli sospetti in questo senso. Ciò consente in primis la diagnosi e l'asportazione precoce dei tumori maligni, ma evita anche inutili interventi chirurgici nel caso di lesioni benigne. Da sempre impegnata nella lotta contro i tumori, nella loro diagnosi precoce, considerando che tale opportunità non era disponibile sul territorio tramite il Servizio Sanitario Nazionale, Cancro Primo Aiuto ha deciso di donare all'ospedale San Gerardo di Monza un videodermatoscopio di ultimissima generazione e dalle elevatissime performance. Grazie, dottor Casiraghi, buon lavoro. Grazie. Un altro progetto prevede l'acquisto di un dispositivo meccanico automatizzato per il massaggio cardiaco a persone adulte che sono state colpite da infarto. Si tratta di un apparecchio trasportabile e applicabile al paziente in soli 20 secondi e che sarà in dotazione all'ospedale di Vimercate. Ce ne parla Giovanni Monza, che è direttore sanitario dell'SST Brianza e vicepresidente del Comitato Tecnico Scientifico di Cancro Primo Aiuto. Buonasera. Buonasera a lei, grazie per l'opportunità. L'idea è quella di dotare il nostro pronto soccorso di questo strumento che consentirebbe di intervenire in maniera proattiva e sostanzialmente molto efficace sulla rianimazione cardiopolmonare. Stiamo parlando di un apparecchio che ha una capacità di svolgere la funzione che normalmente viene effettuata dall'uomo, ma con ovviamente le possibilità e le opportunità che consente un'apparecchiatura automatizzata, quindi una costanza di pressione e soprattutto non si stanca. Quello che viene normalmente effettuato dal nostro personale di medico e infermieristico verrebbe vicariato da questa apparecchiatura, che non ha batterie, consente un'intensità costante di pressione e quindi consente di fare un massaggio cardiaco ad alta efficacia e ad alta risultato. Quindi si tratta di un'apparecchiatura considerata importante per il nostro pronto soccorso, importante per un intervento efficace. Oltretutto consente di lavorare nell'ambito di quella che noi chiamiamo area di intensità di intervento in maniera sinergica con altri operatori che possono applicare altri dispositivi, fare terapia e quindi di fatto garantire una miglior performance e un outcome adeguato per quanto riguarda la necessità dei pazienti in quest'area di emergenza. Quindi sicuramente un passo avanti e una possibilità in più per fornire un adeguato supporto vitale ai nostri pazienti. Grazie Giovanni Monza.
Da un po' di tempo è stato aperto a Seregno Medica Etica, un poliambulatorio specialistico e sociale per andare incontro ai bisogni dei pazienti in difficoltà, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico. Sono state inserite tante diverse figure professionali che ormai garantiscono copertura in quasi tutte le discipline. A guidare Medica Etica in qualità di direttore sanitario è il dottor Antonio Villa. Buonasera. Buonasera. Medica Etica nasce un po' come il braccio sanitario dell'Associazione Cancro Primo Aiuto e inizialmente si dedicava solo ai pazienti oncologici. Dopo la pausa, la chiusura dovuta al lockdown della primavera scorsa, la nostra ripartenza ha voluto essere diversa. Ci siamo proposti come un poliambulatorio specialistico, quindi non solo per i pazienti oncologici ma per tutte le specialità, consapevoli di quelle che sono le difficoltà delle strutture pubbliche accreditate sul territorio, dove gli ambulatori sono stati chiusi, ci sono lunghe liste di attesa, i medici degli ospedali sono impegnati ancora purtroppo adesso in altre attività nei reparti. E quindi la risposta sul territorio della richiesta specialistica cerchiamo di supportarla. Abbiamo un elenco di vari specialisti qualificati, in genere sono specialisti che lavorano negli ospedali della Brianza, per cui c'è questa anche collaborazione stretta con le aziende ospedaliere. Non siamo in concorrenza, ma vogliamo solo supportare quello che in questo momento le aziende ospedaliere non riescono a fare. Per cui proponiamo, diamo la possibilità di avere visite specialistiche, abbiamo coperto quasi tutte le specialità, e con la valenza di un prezzo calmierato, quindi il nostro ambulatorio si presenta come un ambulatorio sociale. Prezzo calmierato vuol dire dare la possibilità a chi ha bisogno di una visita specialistica a tempi brevi e prezzi ovviamente concorrenziali rispetto agli specialisti puri privati che ci sono sul territorio. Dottore, oltre alle visite specialistiche siete anche impegnati in altre attività? Sì, ci proponiamo anche di fare delle proposte di screening di prevenzione. Abbiamo in corso i test per la ricerca degli anticorpi anti-epatite C. Abbiamo degli giorni in cui si possono proporre degli screening col Doppler dei tronchi sovraortici, è stato fatto, o di reumatologia, oppure prossimamente stiamo studiando la possibilità di fare uno screening mammario con l'ecografista. Per cui la nostra proposta sul territorio è vasta, articolata, e non siamo lì altro che ad aspettare chi avrà bisogno. Grazie dottore, buon lavoro. Ecco bene, volevo aggiungere a questi tre servizi che avete visto, che forse a differenza di altri poliambulatori, noi poi nel caso di bisogno ci occupiamo anche del post visita, nel senso che indirizziamo anche i pazienti e cerchiamo di aiutarli a trovare la miglior soluzione se avranno bisogno di ospedalizzazione. Siamo anche in grado di seguire, normalmente questo non sempre accade, e questa è una caratteristica che ci differenzia da altre strutture. C'è anche da notare che le persone che sono affette da cancro, per cui che si presentano da noi, queste vengono diciamo visitate, vengono aiutate assolutamente gratuitamente, seguendo un po' quello che è la nostra filosofia, per cui è una cosa che va sottolineata, che il nostro dottor Villa non ha voluto o non ha, o si è dimenticato di dire, ma l'ha reputo una caratteristica abbastanza importante, perché abbiamo sempre agito dalla fondazione di questa nostra Onlus in questo modo.
Vorrei presentare adesso una cosa un po' più cara, un po' più simpatica, un'iniziativa che è nata, diciamo, da un'idea che è nata qui. Noi abbiamo sempre dato a diverse figure istituzionali, amici della Canco Primo Aiuto, anche per ringraziarli. Abbiamo sempre visto che nel tempo il prodotto più apprezzato era il vino. A questo proposito abbiamo creato una sinergia con una cantina valtellinese per acquistare del vino. Certamente lo facciamo a livello famiglia, però abbiamo cercato di creare un brand un po' diverso dalla produzione di questa cantina, che comunque ci seguirà, ci sta seguendo, e abbiamo creato il vino targato Villa Valterfontana. Questo perché vogliamo fare una cosa a cui teneva mio figlio Marco, poi ci sarà un piccolo contributo anche di una sua intervista, e anche perché chi vorrà comprare questo vino, che è di ottima qualità, non detto da me ma dagli enologi eccetera, è 3 anni che ci lavoriamo su questo progetto, buona parte dei proventi verranno poi devoluti alla mission di Canco Primo Aiuto. Ecco, se può partire magari il filmato. Vi parliamo adesso di una nuova iniziativa che andrà a favore di Cancro Primo Aiuto. Ce ne parla Marco Ferrari e ci illustra il suo progetto. Ciao, ben trovato. Ciao, grazie. E con una sinergia con Aldo Rainoldi, che è nata qualche mese fa, abbiamo deciso di lanciare una linea di vini con il nome e il marchio di Villa Valterfontana, da proporre non solo a quanti si recheranno in villa per convention, eventi aziendali, matrimoni eccetera, ma anche di proporli appunto in quello che è il mercato nazionale e internazionale. Abbiamo scelto 7 tipologie di vini, di cui 4 rossi, che sono, diciamo, il fiore all'occhiello della Valtellina, 2 bianchi e uno spumante. Grazie Marco. Grazie a te, grazie mille. Per cui invito tutti, visto che avete visto lo spot, e visto che se riusciamo a vendere del vino tramite la Canco Primo Aiuto, sono tutti introiti che oltretutto il vino è buono. Oggi l'ho fatto testare degli intenditori e ho visto che hanno apprezzato, erano 4 sommelier, qualcuno vedo che nel video mi vede ride, però insomma il vino è top di gamma, perché c'è anche lo sforzato, che è 3 anni che è in botte, per cui è stato, ci manca solo lo spumante che è in arrivo. Ecco, questo è diciamo che è un giochino, però cerchiamo di fare di tutto per portare a casa un po' di contributi, perché quest'anno sicuramente ce ne sarà bisogno. Dico alcune cose, un po' di comunicazione di servizio, e lascio l'ultimo intervento al dottor Oscar Epis, che è forse l'intervento più atteso, che è quello che riguarda i vaccini e il Covid e la situazione e la copertura. Tutti fanno un sacco di domande, io delle televisioni non mi fido, per cui ho preso il numero uno di Niguarda, oltretutto un amico, l'ho portato qua, l'ho strappato al suo lavoro ed è qui presente, così vi farà e vi dirà 4 cose che non sono quelle che dice Galli, che dice la gallina, tutti quelli che guardiamo in televisione che raccontano un sacco di palle e ognuno dice la sua. Le comunicazioni di servizio sono veloci, così poi abbiamo finito, vi rubo ancora 5 minuti. Spero che abbiate apprezzato questi filmati che ogni tanto entravano, per non fare il solito zoom che diventa un polpettone, che alla fine uno non vede l'ora che finisca. Tra l'altro io lo dico per gli assenti o per quelli che non hanno potuto sentire tutto o vedere tutto, faremo una chiavetta, un registrato che verrà inviato a tutti, in maniera tale che uno poteva dire non sapevo, non c'ero, non ho capito, eccetera. Siamo sicuri che abbia capito, se non ha capito risente la lezione a casa tranquillamente e potrà fare le sue riflessioni. Non mi ricordo, e non vado a memoria,
che forse non è stata proiettata la famosa giacca a vento. Dico male? Che vorrei che fosse, tra l'altro è un prodotto che è ormai diventato un simbolo della nostra associazione, che molti imprenditori, molti... non è stata fatta, non c'è, vabbè, comunque lo dico io. Abbiamo già deciso il nuovo modello perché ci dobbiamo portare avanti anche per l'anno prossimo, perché purtroppo il tempo stringe anche su queste cose. Presenteremo ancora la giacca a vento della Colmar, che sarà logata, tanti ce l'hanno chiesta, addirittura la Regione Lombardia vuole che mettiamo anche il marchio Areo oltre al suo. Sarà una bella giacca grigia con degli inserti blu, molto bella, che tanto successo ha avuto, e ringrazio, pare aver visto che Giulio Colombo è collegato, ringrazio perché ci seguono in questa iniziativa che per noi è importante e che anche questa fa da lustro anche alla Colmar, ma anche a noi, perché comunque viene poi utilizzata su tutti i campi gara, insomma viene ripresa anche dalla televisione, ogni tanto cerco anche di mandare qualche filmato, qualche fotografia per far vedere che siamo anche riconoscenti e facciamo vedere questi marchi un po' di tutti. Le comunicazioni di servizio sarò velocissimo, poi lascio la parola al nostro primario Oscar Epis, lui tra l'altro è anche capo di dipartimento ed è il responsabile del centro Covid di Niguarda, per cui non uno di secondo livello, non so neanche come mai sia con noi, e oltretutto è anche responsabile della parte scientifica della Canco Primo Aiuto, per cui è uno molto esigente e anche nella scelta dei medici, insomma, non gli va mica bene tutti. Allora, tre cose: Gol Milano e Sporting Club. Gol Milano siamo iscritti come Onlus, abbiamo i green fee, chi gioca a golf li può chiedere alla segreteria. Sporting Club si può andare a pranzo e a cena quando è aperto dal martedì al venerdì, basta prenotare tramite segreteria ed è libero a tutti. Le biciclette di Santiago le ho già detto, e poi vorrei che partisse, se è pronto, il servizio sull'ultima iniziativa alla quale tengo molto, perché comunque riguarda anche la Valtellina, perché non sono legato alla Valtellina solo dal vino, ma anche dall'aiuto al prossimo valtellinese messo in difficoltà dal trasporto. Ecco, parta il servizio. Aiutiamo gli anziani a farsi vaccinare. Parte dall'obiettivo di rispondere subito a un'esigenza concreta l'iniziativa lanciata da Cancro Primo Aiuto in collaborazione con alcune sedi della Croce Rossa. Tanti over 80 che hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid e stanno ricevendo in questi giorni la convocazione, spesso hanno difficoltà a raggiungere il punto vaccinale indicato. Per questo la Onlus Brianzola si sta mobilitando per predisporre a beneficio dei soggetti fragili un servizio di trasporto che risolva questo problema logistico. L'idea proposta dall'amministratore delegato di CPA, Flavio Ferrari, ha trovato immediata collaborazione da parte della Croce Rossa di Sondrio. E in effetti siamo già stati contattati da alcune persone per offrire questo trasporto. È bella questa risposta positiva alla vaccinazione. L'adesione è buona ed è importante questo. E come Croce Rossa noi ci siamo resi disponibili a trasportare le persone gratuitamente. Ci hanno già contattato anche alcuni comuni, quindi lo offriamo non solo qui a Sondrio, ma per chiunque avesse bisogno poi di venire magari a Sondrio a fare il vaccino. E naturalmente, come sempre, abbiamo trovato la sponda importante di Cancro Primo Aiuto, che con la sua sensibilità ha già promesso che sosterrà questo nostro servizio.
Un'alleanza, quella tra Cancro Primo Aiuto e Croce Rossa, che in Valtellina si è già tradotta in collaborazioni importanti, come la donazione di mezzi e arredi per facilitare il lavoro degli operatori della CRI nel trasporto dei malati. Stavolta, all'ambito dei tanti servizi offerti durante l'emergenza Covid, si è aggiunto un altro fabbisogno avvertito da tante famiglie. Questa è la nostra intenzione, perché poi naturalmente i figli lavorano e quindi magari possono avere dei problemi ad accompagnare i genitori. Quindi noi ci siamo resi appunto disponibili per chiunque abbia bisogno e non solo per gli over 80, adesso ci hanno già contattato anche per dei casi di disabilità e quindi comunque Croce Rossa c'è. Chi è interessato a usufruire di questo servizio può rivolgersi alla Croce Rossa di Sondrio chiamandolo 0342 511 522. Chi vuol dare una mano all'iniziativa può donare un contributo sul conto corrente di Cancro Primo Aiuto presso Banca Popolare di Sondrio, succursale di Seregno. Ecco, bene, io ho finito il mio intervento, abbastanza lungo, però credo esaustivo. Ci prepariamo adesso poi per il Consiglio di amministrazione che approverà il bilancio, la nuova assemblea che determinerà la nuova governance con anche le cariche onorifiche. Ringrazio tutti e vi invierò quanto prima gli estremi per il prossimo incontro. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie.